quello di cui parliamo oggi è continua gli argomenti di cui abbiamo parlato in precedenza, in particolare continuiamo a parlare dell'acqua nei suoli. Abbiamo fatto un breve intermezzo anche per capire un po' cosa c'è sotto il suolo, ma non ci focalizziamo su questo, ci focalizziamo sull'acqua nei suoli. Abbiamo visto la volta scorsa che cosa sono le soil water retention curves, le curve di ritenzione idrica, e queste curve di ritenzione idrica sono una relazione tra il contenuto d'acqua del suolo e lo stato energetico del suolo medesimo, in particolare lo stato energetico che poi serve per determinare i flussi, perché questo, il gradiente di questa rappresentazione dell'energia diventa poi un flusso attraverso la legge di Buckingham, o Darcy-Buckingham se vogliamo, la legge di Darcy-Buckingham, vi ricordo, dice che il flusso è proporzionale, appunto linearmente proporzionale al gradiente dei campi di energia. Questi campi di energia sono misurati in unità idrauliche, cioè in metri, perché tutte le energie sono divise per lo G, e noi abbiamo distinto tre termini, di cui ho parlato soprattutto di due. Uno che è il termine gravitativo, che dipende quindi dalla forza di gravità, che è semplicemente rappresentato dalla coordinata del punto rispetto ad un riferimento. E l'altro invece è la parte di sempre di potenziale idraulico, che dipende invece dalla capillarità. Questa l'abbiamo cambiata di segno e l'abbiamo chiamata suzione. Da un certo punto di vista si può pensare in unità, si può pensare come una pressione negativa. In effetti l'acqua nei suoli, abbiamo visto, è in tensione. La situazione dei suoli in realtà è ben più complessa di quella descritta dalla semplice capillarità. Tuttavia noi usiamo questa idea nel campo, nella parte dove le curve di ritenzione idrica discendono nel piano semilogaritmico in modo lineare, lì si può pensare che valgano appunto condizioni di capillarità. La costante di proporzionalità nella legge di flusso che cos'è? È la conducibilità idraulica. Già nel caso saturo, cioè nell'esperimento di Darcy, abbiamo visto che la conducibilità idraulica è comunque una cosa complessa, non è semplicemente una costante, è una costante che dipende dalla natura dei suoli. Per poterla usare all'interno dell'equazione di Darcy-Buckingham dobbiamo anche però fare un ulteriore approfondimento, in particolare dobbiamo capire come questa conducibilità idraulica dipende anche dal contenuto d'acqua del suolo. Una cosa che abbiamo detto, ma che poi anche decidiamo ancora di trascurare, è che in realtà le curve di ritenzione idrica rappresentano una relazione bionivoca tra contenuto d'acqua e suzione, se e solo se si assume che il riempimento e lo svuotamento dei pori all'interno di un volume di suolo avvenga in modo ordinato, e in particolare se riempiano prima i pori più piccoli e si svuotino prima i pori più grandi. In questo modo le curve di ritenzione idrica sono delle curve, cioè una relazione bionivoca. In realtà quello che succede è una cosa di questo tipo, cioè via isteresi, ma noi l'estensione di questa isteresi noi per il momento la trascuriamo. Nel lavoro di questo lavoro che vedete citato sulla sinistra di Mualem, in base a certe considerazioni sulla struttura e la statistica dei pori, non è poi un lavoro così difficile da leggere, e
si giunge ad un risultato, in particolare che la conducibilità idraulica si può pensare come quella che vedete segnata come S con E, che è la conducibilità idraulica, la saturazione efficace, S con E. E questa è uguale a K con S, che è la conducibilità idraulica a saturazione, per S con E, che è di nuovo la saturazione relativa, elevata ad un certo coefficiente nu, che è un coefficiente di forma, che dopo noi prenderemo solitamente uguale a 0.5, e per il rapporto al quadrato di due funzioni, una certa funzione che è chiamata f di S con E, e una certa funzione, è la stessa funzione calcolata però per S con E uguale ad 1. Tutta la teoria svolta da Muhalem arriva intanto ad esprimere questa espressione, questa frazione come un quadrato, perché c'è un'altra teoria che si chiama di Bourdin, che è molto simile, però non ha quell'esponente al quadrato. La funzione f con e è anche ad esprimere la funzione f di s con e, come l'integrale da 0 ad s con e di 1 diviso psi con s, psi di x in dx, dove psi di x è la suzione. Se psi di x è la suzione, significa che qui questo s con e qua, sì, come funziona qua? Qui ho un integrale in x di una funzione psi di x, che è la suzione in funzione di che cosa? Quindi la x è la saturazione relativa, o se volete teta, il contenuto d'acqua. Nella sostanza quella funzione è l'inverso delle curve di ritenzione idrica. Quindi una volta che io ho una forma della curva di ritenzione idrica, posso tentare di fare quell'integrale lì e di arrivare a determinare qual è l'espressione della conducibilità idraulica nel mio caso. Ripeto, la teoria di Muhalem a che cosa serve? Serve, a partire dalle conoscenze delle curve di ritenzione idrica, a calcolarmi la conducibilità idraulica. E non è poca cosa, perché questo mi completa la determinazione dei flussi con la legge di Darcy-Buckingham. Definiamo per semplicità la conducibilità idraulica relativa K con R. E prendiamo che le curve di tensione idrica siano rappresentate dalla legge di dall'espressione di Van Gerukten. Cioè, quindi, se vi ricordate, 1 diviso 1 più alfa psi alla n il punto alla n, anzi non è s con e. E s con e, per chi se lo fosse dimenticato, è definito come teta di w meno teta s teta r per teta s meno teta r, dove teta r è noto come contenuto d'acqua residuo, teta con S è la saturazione, che in qualche caso ho chiamato P con S, e teta W è il contenuto d'acqua. Alfa M NM teta con R sono parametri 1, 2, 3, 4, e questo è un quinto parametro, teta con S, la porosità. Quell'espressione che vedete disegnata, scritta nella seconda riga,
è esattamente l'inversione di questa equazione qua. Questi sono numeri, quindi ho numerato i parametri. Ho invertito questa espressione. A questo punto, se ho invertito l'espressione, mi posso andare a calcolare l'integrale che abbiamo sopra, l'integrale fra 0 ed s con e di 1 diviso psi con x in dx, dove, siccome questo integrale è in s con e, qui la x ha la funzione di s con e, come se ad s con e avessi sostituito x e poi avessi invertito tutta operazione, minimo complicata, ma assai semplice. Abbiamo un'alfa che mi viene davanti e poi qui abbiamo un'espressione frazionaria legata a due esponenti, uno interno meno 1 su m e uno esterno 1 su m. Come si fa questo integrale? Qui ci metto un po' di cattiveria perché so che non, che gli integrali, non vi ricordate più come si fa. Sapete che l'integrale di x è un mezzo x quadro, sapete che l'integrale del coseno di x è il seno di x, qualcosa di più di questo, che l'integrale dell'esponenziale è l'esponenziale medesimo, ma questi altri integrali non vi ricordate come farli. Allora io non voglio che voi vi ricordiate come si fanno gli integrali, ma voglio che vi ricordiate che gli integrali si possono calcolare se ci si mette un po' di fantasia. La regola funziona per sostituzione, cioè pongo la variabile x uguale y con r. A questo punto devo moltiplicare per lo jacobiano della trasformazione, che è dx su dx su dy, che sarà quindi m per y alla m meno 1, e questo termine che compare qua. Poi il resto è tutto m anche y alla m meno 1, lo jacobiano della trasformazione, e poi al posto di x sostituisco y alla m, quindi il primo termine mi diventa la meno 1 e qui non cambia nulla. E poi cambiano naturalmente gli estremi di integrazione, che non sono più fra 0 ed s con e, fra 0 ed s con e alla 1 su m. Questo integrale in genere non si è capace di farlo, per quanto ci sia inventati, ci si sia provato, cioè non si è in grado di calcolarlo in funzione di altre funzioni che già conosciamo, e quali sono polinomi, per esempio, esponenziali, combinazioni di polinomi ed esponenziali, logaritmi, che è l'inverso dell'esponenziale, o funzione trigonometrica come seno, seno e coseno. Poco male. Noi i valori approssimati di un integrale di questo tipo siamo sempre in grado di calcolarli, per esempio facendo delle espansioni di Taylor, integrando e poi approssimando la soluzione. A noi interessano sempre soluzioni approssimate, purché l'approssimazione sia sufficientemente adeguata a darci poi delle risposte opportune ai nostri problemi. Detto questo, quell'integrale non sappiamo risolverlo analiticamente, non abbiamo quindi, non sappiamo produrre in funzione di altre funzioni note. Ci capita di trovarlo tantissime volte quando facciamo integrazioni integrali, sappiamo che possiamo approssimarlo numericamente, allora gli diamo un nome e lo chiamiamo integrale ipergeometrico 2F1, per esempio, e diciamo che questo integrale è la funzione ipergeometrica e potremmo sostituirla all'interno dell'espressione precedente come funzione ipergeometrica calcolata in questo punto diviso funzione geometrica calcolata nel punto 1.
In realtà non è del tutto vero che noi abbiamo bisogno della funzione generale, perché se noi facciamo una posizione, cioè assumiamo che m sia uguale ad 1 meno 1 su n, cioè riduciamo un po' i gradi di libertà di questa funzione, allora quell'integrale lo sappiamo integrare analiticamente. E in particolare l'integrale assume questa espressione, meno alfa per 1 meno s con l, 1 su m alla m più alfa, con questa uguaglianza. A questo punto otteniamo che quello è il valore della funzione, l'andiamo a sostituire nell'espressione di sotto, e in particolare andiamo a calcolare anche la funzione in f di 1, che vedete deve essere uguale ad alfa, e otteniamo la nostra espressione per la conducibilità idraulica. Perché vi ho fatto tutta questa tiritera? Non potevo, visto che comunque ho fatto delle semplificazioni, mettervi immediatamente il risultato finale. Beh, volevo porre in evidenza che comunque questo risultato finale, che compare in tutti i libri di testo, ma tutti, non è il caso generale della soluzione dell'equazione della teoria di Mualem, avendo assunto un'espressione per le curve di possibilità pluviometrica uguale a quella delle curve di ritenzione idrica pari alla curva di Bangen-Hutter, ma abbiamo dovuto fare un'ulteriore semplificazione, che è questa, che in qualche caso potrebbe portare delle rigidità nell'interpretazione delle curve e non produrre i risultati voluti. Però in tutti i libri di testo si trova questa espressione, cioè la conducibilità idraulica in funzione della saturazione relativa è che cosa? È K con S, che è la conducibilità idraulica a saturazione, per S con E alla nu, che è la saturazione relativa elevata ad un esponente, per una parentesi quadra che è 1 meno 1 meno S con E, S con E alla 1 su M, il tutto elevato alla M al quadrato. Potremmo anche dire, vabbè, ma a noi per qualche motivo ci interessa non in funzione di S con E, ma in funzione di X, cioè dell'assunzione. A questo punto possiamo prendere questa equazione, metterla dentro in quella in altra e otterremo questa sotto. Non vi chiederò mai di scrivermi questa equazione qua. In ogni caso, ma l'approccio vi chiederò di dirmi qual è la procedura con la quale eventualmente questo passaggio si può fare. Dopo, se avete una buona memoria, migliore della mia, e se vi ricordate alcune di queste espressioni e le altre le sapete ricavare, naturalmente questa è un'ottima cosa. Allora, la conducibilità idraulica come va? Beh, per esempio al variabile di m va a un andamento di questo tipo, dove in ordinate avete il logaritmo della conducibilità idraulica e in ascisse avete il teta, questo. Tra un po' voi sarete in grado di disegnare tutte queste curve qua, esattamente in questo modo. Un esercizio che potremmo fare è quello di disegnare nel grafico che vedete in sotto, ho preso una di quelle curve in cui quindi ho scelto dei parametri che quindi non sono andato a specificare, ma siamo nel campo comunque dei suoli sabbioso-limosi. Questa è la conducibilità idraulica assoluta. Rimane quasi costante fino a questo punto qua, poi discende,
questa è in funzione della suzione. Quell'altra è rovesciata da come dovrebbe essere, no, però l'abbiamo visto, ha la suzione inordinata e il teta, il contenuto d'acqua, in ascista. È questa curva ad S che abbiamo visto essere la curva di riflessione linica. Abbiamo bisogno di entrambe queste curve per risolvere poi il nostro problema del moto nei suoli. Le curve di conducibilità idraulica peraltro non hanno solo questa espressione. Io vi ho indirizzato nella direzione di scegliere le curve di ritenzione di idriche di Wangen-Utten ed accoppiarle ad una teoria di Mualem che non vi ho spiegato nella sua completezza, ma di cui vi ho solo enunciato i risultati finali. Qui vedete, nel corso della storia ne sono state proposte varie. Le uniche parametrizzazioni che resistono, diciamo, in questi tempi sono quella che vi ho presentato io in Wangen-Utten e quella subito sotto che corrisponde a Klapp e Umberger. Stavolta la curva di ritenzione idrica in alto l'ho girata, questa volta il teta è sulle ordinate e la psi è sulle ascisse in scala logaritmica, così le due curve hanno la stessa ascissa praticamente, sono un grafico uno sopra l'altro. C'è una cosa che potete osservare ed è che il contenuto d'acqua rimane praticamente pari lì a 0,23, vuol dire che questo è un suolo estremamente poco poroso, che di solito mi aspetto almeno il doppio, una porosità almeno il doppio di quella lì, però rimane saturo, per un certo intervallo della suzione. Ma mentre là sembra che nulla cambi, dal punto di vista della curva di ritenzione idrica, in realtà dal punto di vista della conducibilità idraulica, già la conducibilità idraulica comincia a calare, ma cala molto di più di quello che vi sembra, perché questa scala che vedete rappresentata qui, vabbè, non è sempre lineare, beh, qui cala, siamo 1 per 10 alla meno 6 e qui siamo, diciamo, qui siamo 1.2 per 10 alla meno 6, qui siamo tipo 1 per 10 alla meno 6, è pur sempre un 20% in meno. Poi qui la conducibilità idraulica cala drammaticamente, perché passiamo da 1 per 10 alla meno 6 a praticamente 1 per 10 alla meno 7, cioè 10 volte di meno. La conducibilità idraulica in questo suolo varia molto, ma il contenuto d'acqua del suolo in questo medesimo intervallo è variato di pochissimo. Quindi cosa vi dice? Vi dice una caratteristica importante del moto nei suoli insaturi, che non appena si supera quello che si chiama air entry point, il punto di entrata dell'aria, che corrisponde al flesso della curva in alto, dove la curva comincia a cambiare, a muoversi verso il basso, provoca immediatamente un abbassamento molto grande della conducibilità idraulica. Quando c'è un po' d'aria dentro il suolo, la conducibilità idraulica si abbassa di 10 volte. Come messaggio così un po' qualitativo. Dopodiché addirittura questo lì c'è la diminuzione della curva di ritenzione idrica, ma la conducibilità idraulica sempre anticipa la variazione della curva di ritenzione idrica ed è qui, questo numero qua è 0. Non è zero, è comunque frazioni dello zero, è molto più, vuol dire che sarà un centesimo, un millesimo qua. E il contenuto d'acqua nel suolo non è trascurabile, adesso mi servirebbe un'asta per fare. Se voi andate dritti su di qua, vedete che il contenuto d'acqua del suolo ancora
è abbastanza rilevante, ma tuttavia la conducibilità idraulica qua è estremamente bassa. L'acqua non si muove quasi. Difatti spesso quello che gli agronomi specialmente identificano una certa, nei suoli, una certa grandezza che si chiama capacità di campo. Se la volessimo, la capacità di campo non esiste da questo punto di vista. È un'interpretazione di quello che succede. E l'interpretazione è che siamo qua. La conducibilità idraulica del suolo è molto piccola, quasi zero, sembra che l'acqua non si muova più. In realtà l'acqua continua a muoversi perché una residua conducibilità idraulica permane, e dopo il moto dipende anche dalla legge di Darcy-Buckingham, quindi anche dai gradienti. Non dipende solo dalla conducibilità idraulica, ma anche dal gradiente che va a moltiplicare questa conducibilità idraulica. Ma diciamo che a parità di gradiente, qui l'acqua sembra non muoversi. E quindi abbiamo imparato una prima cosa, che la conducibilità idraulica varia molto.